Allora, in questo caso andiamo a costruire invece una piccola parachute più classica, più tradizionale. Anche qua, in questo caso, naturalmente, siccome la mosca è costruita mediamente su ami piccoli, medio piccoli, quindi la necessità di utilizzare un filo abbastanza sottile. Ovvio, più il filo viene utilizzato sottile, in qualche maniera è necessario un pochino più di abilità per non andare a spezzarlo. Allora, quindi andiamo ad attaccare il filo di montaggio sul gambo dell'amo. Anche in questo caso utilizzo per le due piccole codine due fibre di alce che a me piace particolarmente, ma in realtà possono essere utilizzate anche delle fibre dello stesso collo di gallo che si utilizza per poi creare il corallino. Naturalmente è necessario pareggiarlo. Attaccare le due fibre parallelamente sul gambo dell'amo. Come al solito, io attacco le code per tutta la porzione di quello che poi andrò a costruire del corpo, perché se io dovessi attaccarle qua a questa altezza, quindi subito in prossimità della curvatura, creerei un piccolo scalino, no? Perché è un'aggiunta di materiale andando poi a tagliare in questa porzione. Attaccando le due fibre per tutta la porzione di gambo dell'amo che poi utilizzerò per costruire il corpo, non creo degli scalini e quindi ho la possibilità di dare un corpo uniforme alla mosca. A questo punto, e in questo caso, l'utilizzo di un biot d'oca che fino adesso non abbiamo visto, è questa parte che si trova normalmente nelle piume dei volatili e naturalmente negli uccelli di più grandi dimensioni. Questa parte della piuma è di una grandezza tale che ci dà la possibilità di avvolgerlo sul gambo dell'amo. È sufficiente staccarne una. Quindi posizionarla parallelamente al gambo dell'amo, anche in questo caso per tutta la porzione di corpo che andrò a costruire, e poi avvolgerlo attorno adesso. In questo caso, come potete vedere, man mano che vado a avvolgere questa piuma, affiorano questi cerci. Che secondo me rendono anche più gradevole l'effetto del corpo di una piccola effimera. Poi la possibilità di trovare queste piume in una grandissima variante di colore ci dà la possibilità poi di poter variare moltissimo nei colori che vogliamo utilizzare. Anche in questo caso, naturalmente, per poter realizzare la parachute è necessario un ciuffettino di poli che viene attaccato in questa maniera per poi essere raddoppiato. Anche qui la necessità di creare un piccolo
piccola superficie che ci permetterà di avvolgere poi le col di gallo attorno al ciuffo di poli bianco e non attorno al gambo dell'amo come si fa normalmente per quanto riguarda le mosche tradizionali dove si utilizza il collo di gallo. A questo punto l'utilizzo di una piuma, il colore normalmente è in abbinamento al colore del corpo, soprattutto al colore del corpo. In questo caso è un collo di gallo un po' particolare, si chiama Cree, non di facile reperibilità, quindi vi consiglio di utilizzare il classico piuma di gallo rosso, grigio o nero. Ecco. Apro tutta la piuma in modo che possa vedere e rendermi conto dell'esatta dimensione di quest'ecol. Cerco come al solito di predeterminare un pochino il materiale che, la porzione di materiale che vado ad utilizzare. Taglio tutta la parte che non mi serve. Poi andare ad attaccare la piuma. Sul gambo dell'amo, molto vicino e in prossimità del ciuffo di poli. Ora, naturalmente, la necessità di creare un piccolo torace che normalmente va sempre a sposarsi con i colori che abbiamo utilizzato dei materiali precedenti. In questo caso sono colori molto naturali e quindi l'utilizzo di un colore naturale della lepre. Mi raccomando sempre di utilizzarne porzioni microscopiche, tanto abbiamo sempre la possibilità di aggiungerne un pochino. Siamo attenti di non inglobare anche le fibre del poli. Qua la parte anteriore è veramente una piccolissima quantità, in modo che poi ci darà la possibilità e lo spazio per creare una piccola testina. Come al solito, poi la piuma di gallo va avvolta attorno al ciuffetto in poli e naturalmente ogni avvolgimento deve essere fatto uno sotto l'altro. In questo caso, dal momento che la mosca risulta molto esile e di piccole dimensioni, è sufficiente creare 3 o 4 avvolgimenti, non di più, in modo solo da creare una piccola superficie
la quale la mosca si può reggere sulla superficie, sulla tensione superficiale. Quindi, dopo i nostri 3 o 4 giri, andiamo a chiudere la mosca sulla testa e tagliare molto vicino all'occhiello tutto quello che non c'è necessario. Ecco, in questo caso, dal momento che abbiamo l'eco molto vicine all'occhiello, è sufficiente fare solo due piccoli nodi in testa in modo da realizzare la chiusura. Poi i nostri due giri possiamo tranquillamente tagliare il superfluo. Naturalmente a questo punto è necessario tagliare il ciuffetto di poli e qui bisogna regolarsi, nel senso che deve essere un ciuffetto sufficientemente alto da poter essere visibile anche a distanza, nello stesso tempo non troppo alto perché rischierebbe di sbilanciare in qualche maniera la mosca e farla cadere in una maniera non corretta sulla superficie dell'acqua. Ed ecco qua, la nostra piccola parasciuta realizzata.